88.221 nuovi casi, e questo è il dato nazionale relativo all'incremento dei casi Covid-19 in tutta Italia rispetto al giorno precedente, secondo il bollettino quotidiano, relativo al 26 luglio presente nel sito del Ministero della Salute. Di questi, nuovi casi in Sicilia sono 6.341. Stando invece all'aggiornamento dell'Aspenissena, sempre del 26 luglio relativo alle 24 ore precedenti, sono 398 i nuovi pazienti positivi al SARS-CoV-2 in provincia. Tutti in isolamento domiciliare, 132 pazienti di Gela, 78 di Caltanissetta, 43 di Niscemi, 27 di Riesi, 25 di San Cataldo, 15 di Mussomeli, 12 di Milena, 11 di Sera di Falco, 11 di Sommatino, 10 di Delia, 8 di Butera, 7 di Santa Caterina Villarmosa, 6 di Mazzarino, 3 di Campofranco, 3 di Villalba, 2 di Vallelunga Pratameno, 2 di Marianopoli, 1 di Bonpensiere, 1 di Resuttano e 1 di Sutera. Due pazienti di caltanissetta sono stati ricoverati in degenza ordinaria e dalla stessa dimessi un paziente di caltanissetta, uno di Campofranco, uno di Mussomeli, uno di Gela e uno proveniente da fuori provincia. Guariti infine dal Covid-19 158 pazienti di Gela, 121 di Caltanissetta, 54 di Niscemi, 47 di San Cataldo, 27 di Riesi, 23 di Sommatino, 22 di Mazzarino, 18 di Milena, 16 di Sera di Falco, 14 di Butera, 9 di Delia, 8 di Mussomeli, 6 di Campofranco, 5 di Santa Caterina Villarmosa. 4 di Bombenziere, 2 di Marianopoli, 2 di Montedoro, 2 di Sutera, 2 di Villalba, 1 di Vallelunga-Pratameno e 1 di Resuttano.